porgiamo oggi un omaggio nella sua città a Fulvio Ciro Fulini, alla sua salma che è tumulata nel Pantheon di Scalieno, accanto alle personalità che hanno fatto grande Genova. Un riconoscimento deciso dal Consiglio Comunale per una figura significativa del movimento progressista e antifascista, il cui rigore, la cui etica sono sempre stati accompagnati da una straordinaria carica umana, da una solida passione civile e morale, da una costante disponibilità al confronto, da un impegno generoso e concreto che gli hanno fatto un esempio per i cittadini di Genova e per tutti i suoi lavoratori. Sappiamo che Ciro Fulini, ancora adolescente, aveva fornito contributi all'azione dei partigiani che liberavano l'Italia e restituivano al paese la sua democrazia insieme col suo onore. Sappiamo che suo fratello maggiore aveva preso parte attiva alla resistenza e che era stato ucciso nel 1945 da un colpo di mortaio sparato per vendetta dai nazisti mentre scappavano da quel Trentino nel quale la famiglia Ciro Fulini era sfollata durante la guerra. E aveva qui attinto quei valori fondanti che ne caratterizzeranno l'impegno civile, la sua lunga, straordinaria e ricca esperienza di vita. Aveva aderito al Partito Socialista, lavorava all'azienda tranviaria genovese e ricominciava la sua attività sindacale, via via segretario del sindacato di autoferro tranvieri, poi alla Camera di Lavoro di Genova. Nella primavera del 60, non tutti lo sanno, venne nominato vice segretario nazionale della CGIL in sostituzione di Giacomo Brodolini, ma Ciro Fulini, nonostante le insistenze, decise di rimanere pochissimo nella capitale, in quel prestigioso incarico, e di tornare nella sua Genova, dove sosteneva ci fosse tanto bisogno del suo lavoro. Ed era gli anni del miracolo economico, della ripresa delle lotte operaie, marittime, i lavoratori delle aziende metalmeccaniche, quelli del porto. Nel 60, lo ricordiamo, è stato tra coloro che promossero e diressero le grandi manifestazioni che dopo l'infuocato comizio di San Bertino in piazza dei Ferrari si svilupparono contro il governo Tambroni, culminarono nello sciopero generale. Quella pagina, quegli avvenimenti, portarono a girare una pagina importante nella storia d'Italia. Poi le sue esperienze in qualità di amministratore. In parallelo diviene segretario generale della Camera di Lavoro di Genova, che lascia nel 69 per entrare nella giunta, poi vice sindaco, sindaco per 10 anni, in anni difficili delle ristrutturazioni, di ristrutturazioni industriali gigantesche che ne squassano l'apparato produttivo, negli anni del terrorismo rosso, che sequestra il magistrato Sossi, assassina il procuratore Coco, fa correre l'altro sangue, uccide infine l'operaio Guido Rossi. Ma la città sa resistere e sotto la sua guida, con il suo contributo, sarebbe un contributo all'isolamento, alla sconfitta militare del terrorismo, e la democrazia italiana vince una battaglia difficile il cui esito non era affatto scontato. Poi deputato, vive successivamente con sofferenza la stagione che segna la fine dei grandi partiti che ha dato vita al CLN, consigliere regionale, presidente dell'assemblea regionale, difensore civico. Quando l'ANPI gli propone di assumere la responsabilità dell'ANPI genovese, accetta con la sua abituale generosità e diviene rapidamente un autorevole dirigente dell'ANPI nazionale, impegnato a difendere la memoria della resistenza e i valori della nostra bella Costituzione. La sua carica umana, il suo profondo rigore etico e morale, accompagnato da una grande modestia, ha ben impersonificato la volontà di riscatto e la capacità di reagire che Genova ha sempre espresso nei momenti difficili. A me e per la famiglia, per Gardenia e Mariella, hanno chiesto di parlarne un po' come uomo. Non è molto facile distinguere l'uomo e il politico, perché chi ha conosciuto Fulvio sa che era un uomo apparentemente severo, apparentemente rigido, soprattutto severo e rigido con se stesso. E sia nella vita pubblica sia nella vita privata portava questa, che io credo che sia questa scultura operaia, questa cultura operaia che nasce dal fatto che quando alcuni anni fa, oggi le cose stanno cambiando molto, chi veniva dalla classe operaia conquistava dei posti di vertice dal sindacato, dalla politica, aveva un senso di riconoscenza, un senso di serietà, di vivere seriamente questo impegno,
che lo portava a voler studiare continuamente, lo portava a vivere una vita semplice. Chi ha conosciuto Fulvio sa che viveva una vita semplice nella sua casa, piena di fotografie, piena di ricordi della sua vita, nella sua casa di Torrazza dove faceva il barbecue, queste cose normali, normalissime per una persona, non certo uno della casa. Mi pare che ci sia da sottolineare ancora solo una cosa, perché di Fulvio abbiamo parlato quando, come ha detto giustamente Bottaro, è tornato a casa, è stato lì con noi di nuovo. Ne abbiamo parlato ricordandolo come sindaco, come uomo pubblico, come antifascista, come persona dalla quale non sappiamo più prescindere, e l'hanno ricordato i suoi con l'affetto di sempre e stamane con parole bellissime. Io vorrei che inserissimo tutto questo nella decisione, di cui sottolineo il significato, che il Consiglio Comunale è riuscito ad assumere all'unanimità, e cioè la decisione di non attendere 5 anni, come dovrebbe essere dal regolamento, per portare qui la salma di chi ha diritto a riposare nel Pantheon. Perché non è solo una decisione dettata dal sentimento di affetto e di riconoscenza che il Consiglio Comunale, interpretando la città, ha voluto far presente, dedicare a questo grande Fulvio. È forse, io credo, così l'ho interpretata, anche l'ansia che ci sta prendendo e la consapevolezza nella quale ormai siamo, credo, tutti iscritti, di una fase storica che si conclude e ne arriva un'altra. Ed è anche un po' l'ansia di una comunità che vuole in questo momento mettere in salvaguardia una parte di sé, una parte della propria identità, del proprio passato, che si vuole riproporre al futuro. Noi non abbiamo portato qui Fulvio perché così si conclude una fase di omaggio e di ricordo ad una persona. L'abbiamo portato qui perché quanti sono qui devono essere trasportati nel mondo dei prossimi mesi, dei prossimi anni, che tutti avvertiamo non sarà più quello che è stato. Lo portiamo qui perché non possiamo fare a meno di pensare a questa città come una città che abbia avuto nella sua storia, legata al movimento operaio, alla democrazia, all'antifascismo, ai grandi ideali dell'uguaglianza tra i popoli, delle lotte per riscattare chi non era nato come gli altri, per le grandi ideali dei cambiamenti. Ecco, noi siamo qui per dire che lui ha rappresentato questo, non solo lui naturalmente, per nostra fortuna abbiamo anche altre grandi personalità, però lui l'ha interpretato nel modo che ci sembra possa essere passato come testimone anche, no? Al ricordo e alla formazione di chi verrà dopo, perché veniva dalla classe operaia lui, perché lui è nato lì, era operaio, e perché ha interpretato questo suo essere operaio in un momento in cui i grandi movimenti, i cambiamenti e le lotte e anche i problemi erano legati a quello, e nella nostra città coinvolgevano grandi quantità di individui. L'ha interpretato in un modo che ha consentito poi alla città di riconoscersi in quelle lotte e di eleggerlo e di volerlo come primo cittadino per tanto tempo. Dunque una città che sa di venire da lì e che vuole che non si dimentichi. Lo abbiamo messo lì, lo abbiamo messo in salvaguardia perché dopo le tempeste ci si possa ritrovare anche in lui. Grazie a tutti voi.